Ciao bambine e bambini, vi ricordate di me? Sapete, dopo l'incantesimo che mi ha fatto stregare un sicona sono diventato invisibile. Mi schiarisco un attimo la voce e vediamo se riesco a raccontarvi questa favola in 2 minuti, forse 3. Perché il carnevale è già arrivato ed è il momento che io vi racconti questa di favola. Eh sì, perché sono scese tutte le favole dalla scalinata, già sono scese da diverso tempo, i bambini si stanno mascherando e allora poi c'è questa favola qui che vi devo raccontare, vedete questa qui? Ecco, ve la racconto subito, voi siete pronti? Mi raccomando che poi facciamo tutti la sfilatina per mettiti grasso, Vedete? Allora vi racconto, Vado? Stava arrivando il carnevale e la bambina che era stata in quell'angolino di mondo, di mare, dove vanno in vacanza le fate, era ormai convinta che fosse diventata una fata. E quando la mamma le disse: Mirilina, di che ti vuoi vestire per carnevale? E lei rispose: ma mamma, sono nata fata! Così la piccola con mamma, nonna, zia andarono a comprare la stoffa per cucire il vestito, andarono a via Guglielmo Massaia. Se passate ancora si vede la scritta merceria. Scusate, c'ho qualche rospetto. Sì, perché tra i ranocchi poi vengono i rospetti in gola quando racconto le favole. La merciaia disse: bambina, però mi dispiace, la stoffa celeste è finita, mi è rimasto solo il rasatello lilla. E la bambina disse: ah, ma è più bello lilla. E nonna Clementina disse: certo, sarai fatta Carbadella e siccome lilla la farai magie di qua e di là. Parapà, parapà. Allora comperarono la stoffa e a via Roberto De Nobile all'831 al terzo piano, chi cuciva, chi tagliava, chi imbastiva. E la notte, quando tornava il papà di questa bambina, appiccicava tutte stelle di carta argentata che prendeva dai cioccolatini o dalla carta delle sigarette che lui fumava. Scusate, sempre qualche rospo che non vorrebbe che io racconto la favola. Lui faceva acqua e farina, faceva la colla e poi appiccicava queste stelline che vi ho detto. No, guardate, vedete com'è il vestito, lo vedete con tutte queste stelline? Queste tutte il papà gli ha appiccicate. Sì, ma questo tanti anni fa. Così papà poi un giorno disse: vieni con me che ti porto in un posto magico, alla fontana magica. E la portò alla fontana Carlotta e le disse alla bambina: fai 3 sorsi ed esprimi 3 desideri, perché questa è la fontana dell'amore, ma non dire a nessuno i tuoi 3 desideri. In 100 anni i desideri si realizzeranno. Poi la prese per mano e disse: adesso andiamo a fare una bella passeggiata. Le passeggiate magiche, quelle fatate. Padre e figlia per mano percorsero le strade del quartiere da via Francesca Saverio Caprini fino a piazza Caterina Sforza. E il papà narrò chi erano queste due donne. Queste due donne erano... lo dico un'altra volta, per ora basta, già sono 4 minuti e 30, se no poi voi perdete l'attenzione. Mi raccomando bambini, guardate bene quando andate da Carlotta, che è la fontana magica fatata, da lì scendono tutte le favole, quelle antiche e quelle moderne. Ciao ciao, ci vediamo presto bambini. Poi vengo a scuola a raccontarvi la favola del centenario.
centenario. Dio del centenario, Fata Garbatella vi racconterà la favola La Centenaria. Viene anche con Violetta, sì. Ciao, ciao!